Salve, oggi parliamo di fegato, ma di fegatino di pollo, che qui io mi sono già pulito e lavato. Ecco, mi raccomando, al momento dell'acquisto del fegatino di pollo lo dovete vedere, deve essere intero, lucido, poi si vede la freschezza perché proprio è quasi, brilla dall'acidità che ha. Fatto con radicchio di Treviso, che qui mi sono già lavato e preparato, uva. Iniziamo subito con il tagliare un po' di scalogno, molto fine, 5, qui lo mettiamo a parte perché fa presto, prendiamo anche un radicchio. Questo stupendo ortaggio dolcissimo. Ecco fatto. Qui mi sono già preparato, degli acini di uva che naturalmente tagliamo a metà, nei limiti del possibile. Se sono piccoli non occorre che noi li tagliamo, ma se sono abbastanza grossi è opportuno che noi li tagliamo. Ecco, prendete, io preferisco una moscata, mi dà un sapore in bocca un po' particolare, che mischiato al radicchio sul dolce amaro piace moltissimo. Comunque adoperate il tipo che più vi è consono, potete adoperare anche quella nera se volete, non ci sono dei grossi problemi. Ecco fatto, ho preparato il tutto, ora qui in una wok, si dice, o padella più fonda se avete, è la prima che mi è arrivata in mano, inserisco la cipolla che faccio appassire, ecco il vantaggio di questi tegami concavi è che diremo così si può adoperare meno quantità di grasso e lo siamo sempre che sul fondo, avendo un vantaggio che irradiano tutto il calore. Comunque non è un oggetto, un tegame diremmo così nostro, ma bensì il sistema è orientale. Ma tornando alla nostra ricetta, a questo punto ho inserito il radicchio, che ora saltandolo lo faremo andare molto velocemente, non deve cuocere ma deve appena appena appassire, perché qui starà la bontà proprio del nostro piatto. Bagno con un goccio di vino bianco, ma appena appena, che naturalmente lascio evaporare. Sale, pepe. E per ultimo, ora inserisco anche gli acini dell'uva. Ancora un istante per far sì che il tutto si leghi. E a questo punto non faccio altro che mettere in una pirofilina leggermente, anzi molto al caldo, a questo punto ancora una noce di burro e appena appena un filo di extravergine, e appena questo sarà pronto non facciamo altro che inserire il nostro fegato. Sale e pepe quanto basta naturalmente, eccoci qua, fate molta attenzione perché il fegato cuoce molto in fretta, non deve cuocere troppo ma deve cuocere il giusto, quindi lì vi regolate perché è quasi impossibile insegnare come e quando è pronto, deve essere leggermente passato ma non certo troppo, è troppo cotto, quanto tempo? Diremmo così. Io penso che pezzetti di fegato in questo sistema a 2 minuti sono più che sufficienti.
poi lo sentite, lo si sente, non fa più la palla, è leggermente morbido al momento che voi lo toccate con il polpastrello del dito. Se vogliamo, possiamo bagnare leggermente con un goccino di vino bianco anche questo. Ecco, il nostro piatto direi proprio che è pronto. Ora non facciamo altro che preparare il nostro piatto di presentazione. Mettiamo sotto radicchio, cipolla e uva. Chio, cipolla e uva. Ora raccogliamo il nostro fegato, leggermente lo scoliamo. Ecco. Mettiamo un po' di guarnizione, più che sufficiente una foglia di radicchio, possiamo mettere meglio ancora se mettiamo il Treviso, ed ecco che il nostro piatto direi proprio che è pronto. Come avete visto è una cosa molto semplice da farsi, un piatto velocissimo, diremmo così che se abbiamo due padelle, con una prepariamo il fondo e dall'altra cuociamo il fegato.